Allora, Federico Giuntini, presidente Consorzio Chianti Rufina, detto bene? Esatto. Perfetto. Ma pro tempore. Pro tempore. Ecco, la domanda è proprio questa, ma ti hanno obbligato con la pistola alla tempia o come? O cosa? Per chi mi conosce sa benissimo che sono uno a cui piace il poltrone, però è un grande onore e onere essere il presidente di tutti i nostri soci e Consorzio Chianti Rufina. Quindi ti hanno obbligato con la pistola? No, però quasi. Quasi, benissimo. Allora, 30 anni di DOCG. 1984, anche se te sei giovane e forse non ti ricordi nulla perché eri in fasce, io vorrei sapere da te quali sono stati i tre maggiori cambiamenti nel mondo del Chianti Rufina dall'84 a oggi, almeno tre. Primo, aver tolto la maggior parte di vitigna bacca bianca all'interno dell'uvaggio del Chianti. Secondo, la ristrutturazione della maggior parte dei vigneti del Chianti Rufina. Oggi forse la denominazione Chianti Rufina è quella che ha più vigneti ringiovaniti e reimpiantati dagli anni 80 in poi, e le cantine anche sono state adeguate. E terzo, che è la fase attuale, il passaggio alla coltivazione sostenibile, biologica o più spinta anche biodinamica. Benissimo, le tre grandi cose che non sono state fatte. Un disciplinare più rigido e più indipendente dalla casa madre del Chianti, una forte vocazione al Chianti Rufina Riserva, ancora oggi troppo timida da parte di molti di noi, e un aumento di prezzi tale da poter rendere la nostra denominazione quasi ricca come Brunello. Allora, dunque, in realtà il Chianti Rufina è una denominazione abbastanza piccola. Piccolissima. Piccolissima, però nonostante sia piccola all'interno ci sono aziende grosse, medie, piccole, cantine sociali e imbottigliatori. Come si fa a metterli d'accordo? Quello che mette d'accordo tutti è l'attaccamento al Chianti Rufina. Le anime sono diverse, in passato, soprattutto prima della creazione del consorzio unico, anche l'un contro l'altro armate, oggi c'è un'unità di intenti di crescita del Chianti Rufina. Vabbè, questa è ufficiale. In realtà, come è si vero, fa? No? Come si fa a metterli insieme? Un po' di pazienza, io lo sto imparando, non sono me lo dici alla prossima intervista, va bene. La prossima anno non sono più bravo. Un buon motivo per bere un Chianti Rufina. Ma buono, eh? A parte la qualità che è indubbia, il grande rispetto della zona di produzione, il legame con la territorialità, identità di terra. Allora, proposito di produzione, dato che in questa zona ci vive Renzi, perché insomma sta a Pontassieve, sì, quindi sì. State pensando a fare una bottiglia commemorativa, il vino di Matteo, roba del genere? Stiamo pensando di andare a trovarlo con le nostre bottiglie, questo sì. Ma con le vostre bottiglie piene o vuote? Piene, da consegnargli come omaggio, sperando si ricordi molto della nostra zona. Ecco, ai pranzi ufficiali servirà Chianti Rufina, si spera. Io ne dubito, ma comunque io ci spero. Che ci spero. Allora, tre cose, se ritorna a tre, su cui deve puntare il Chianti Rufina in futuro. Maggior numero di bottiglie destinate a riserva, maggiore legame con le selezioni da vigneto, coltivazione integrata biologica, creare un distretto biologico del Chianti Rufina. Sono quattro. E questo mi fa piacere. Vabbè, le prendiamo quattro. E le tre cose su cui non deve assolutamente puntare? Anonimizzare i vini con l'uso di vini internazionali, cosa che non è stata quasi mai fatta. Quasi. La tentazione è scappata in qualche anno. Non perdersi nel mondo dei vini toscani in maniera anonima. Non aver paura ad alzare i prezzi, a diventare una denominazione seria, insomma, una denominazione di alto valore aggiunto. A proposito di prezzi, Fonterutoli, come avrai visto, sembra che abbia 42 milioni di euro di debiti e sia in concordato fallimentare. Qui alla Rufina come si sta dal punto di vista delle spalle coperte? Io sono quello che si menziona, lasciamo stare. Noi abbiamo fatto molti investimenti tutti, però siamo tutti agricoltori, con i piedi per terra, e anche chi nasce da esperienze di negozianti, quando ha fatto l'attività agricola l'ha fatto pensando molto attentamente agli investimenti. Siamo in una zona dove non c'è mai stata una diffusa ricchezza venuta dal vino, ma una grande attenzione.
Questo è vero, non c'è mai stata purtroppo per voi una grande ricchezza. Però c'è sempre stato un grande attaccamento, un grande legame, una grande attenzione ai passaggi. Allora, a proposito di grande attenzione ai passaggi, è un tema che a noi sta molto a cuore, le bottiglie più leggere. Ci si sta lavorando, ci siamo, a parte il fatto che molti di noi, quando andavano di moda le bottiglie pesanti, non avendo troppi soldi, ha sempre usato le bottiglie leggere. Però mi sembra che stia tornando indietro in qualche caso. Sui Chianti Rufina annata quasi tutti abbiamo la bottiglia leggera. Sulle riserve ci può essere un lavoro da fare. Benissimo, ti ringrazio perché siamo stati velocissimi, vero? Quasi indolore. Quasi indolore, contentissimo della tua... Grazie Federico.